furfante sfrontato. Furfante sfrontato è perfetto. Lui ha reach solo con quello ed è lethal. Non puoi usare istantanei. Torna a casa da mamma. Grazie. E attacchiamo con i nostri due volanti. Scegli pure quello che. Ok. Non puoi lanciare le velocità istantanee. Sì, adesso ti. Bella. Gioca quello che preferisci, amico mio. Ok, avanti. Bummete! E blu bastonatura. Botte, sangue, catene, manganelli. Un'altra vittoria! È bene questo! Qual è il meglio della vita? Cavallo, Mensa. Cavallo, Mensa. Cavallo. Malchi, sul tuo polso. E ingordisce. No! Conan, qual è il meglio della vita? Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine. Questo è bene! Buonasera amici, sono Tsukamikatsu-kun, il vostro sensei altamente scarso. E oggi vi porto un mazzo che è molto... cioè non è jank, cioè è jank, ma non è così scarso. È molto divertente. Questo mazzo non è un'idea mia, è del mitico CGB, che è uno dei miei youtuber di Magic preferito. Che ha avuto un colpo di genio ed è un big blue con creature spissose, cicciose, che non ti aspetteresti. Di solito il blu è o mono blu tempo con creaturine evasive, artefatti. Invece questo è il creaturone che picchiano duro e fanno male all'avversario. Pestiamo più duro di un gru, esatto, proprio questo che fa il mazzo. Il mazzo gira intorno a i Kyora, sostanzialmente, la nostra waifu, che ogni qualvolta che la sua passiva è ogni qualvolta una creatura con forza pari o superiore a 4 entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, pesca una carta. E qui tutte le carte che abbiamo, a parte Fate dei Desideri e l'agente di tradimento, sinergizzano con questa abilità, perché noi puntiamo il turno 3 a sbattere lo Stendardo Araldico, che è un artefatto che costa 3 mana di qualsiasi colore, che quando entra nel campo di battaglia sceglie un colore. Noi sceglieremo blu ovviamente, e le creature che controlli del colore scelto prendono più 1 più 0, e in più ci fa da rampaggio perché aggiunge un mana del colore scelto. E tutte le nostre creature avranno più 1 più 0. Quindi Gadwick, che è un 3-3, diventerà un 4-3. Il furfante sfrontato, che è un 3-1, diventerà un 4-1. E quindi, se avremo Kyora in campo, pescheremo una carta. Quindi facciamo quello che il blu fa bene, pescare carte, ma lo facciamo pestando come dei macellai. Una carta che non sinergizza bene con Kyora e agente del tradimento, ma c'è come top end perché è semplicemente potentissima e riusciremo a castarla abbastanza facilmente, anche perché Kyora ci rampa, ci permette di stappare una terra o un artefatto o una creatura. In questo caso potremmo stampare lo stendardo, avere un'altra mana ulteriore libero e castarlo prima del tempo. Quando castiamo l'agente del tradimento andiamo a rubare qualsiasi cosa, un planeswalker avversario, una terra, una creatura, un artefatto, un incantesimo e la nostra removal sostanzialmente. Anche perché questo mazzo non ha molte interazioni, l'unica interazione che abbiamo è il furfante sfrontato, che è un rimbalzino, rimbalza qualsiasi cosa, e poi è un'ottima creatura, la conoscete già, estremamente forte, la possiamo castare poi con lampo, non può bloccare creature a terra, però fa male in faccia. E poi un'altra creatura iconica che funziona bene nel mazzo, il gargoyle, che
molto spesso sarà solo un bloccante inizialmente, ma più va avanti in match e più diventerà pericoloso, perché non può attaccare a meno che il giocatore in difesa non abbia 7 o più carte del suo cimitero. Noi possiamo tapparlo per millare tutti i giocatori di una carta. Questo renderà più veloce il fatto di renderlo attaccante, ma può difendere fin tanto che abbiamo 4 o più carte in mano, e non sarà difficile con questo mazzo, anche perché abbiamo Gadwick, che è il commanderino blu, diciamo, di Eldraine, che è un 3-3, una creatura leggendaria, entra con 3 mana blu X, e quando Gadwick il rugoso entra in campo di battaglia pesca X carte, quindi è una specie di Hydra sostanzialmente, solo che la sua forza è sempre 3-3, e in più lo possiamo lanciare nelle fasi più avanzate del gioco e ci pescherà una carta, due carte, in ogni caso sarà sempre un buon valore, e ogni qualvolta lanciamo una magia blu tappiamo un permanente di un terra avversario controllato da un avversario, quindi possiamo tappare creature in difesa o volanti che ci sbarrano la strada ai nostri ciccioni volanti, e pescheremo carte. Poi abbiamo Opt, perché molto spesso avremo la mana, un po' di mana libero, quindi oppure ci aiuterà nei primi turni a fissarci la giocata, a pescare la carta che ci serve. E poi finalmente ho l'occasione di usare questa carta, che è la Sfinge della Premonizione, che è una carta molto interessante, però ha trovato pochissimo gioco, anche perché non c'è nessun mazzo che ha senso giocarla, non ha spazio in nessun mazzo, ed è un 4 drop, un 4-4 con volare, che ha la simpatica abilità che se ce l'hai nella tua mano iniziale profetizzi 3, quindi la riveli e profetizzi 3, ed è molto godurioso quando succede. E poi quando in campo, all'inizio del tuo mantenimento, ovvero prima della pescata, puoi profetizzare, profetizzi 1, e se ti interessa la carta la tieni, se no la metti in fondo, e quindi ti aiuta nel pescaggio. E poi possiamo giocare anche la Bentide Ipnotizzante, una mitica che non ha trovato proprio zero gioco, però non è male come creatura, però ovviamente non ha un mazzo fatto per lei dove può trovare posto, ed è un 5 drop, un 4-5 che quando entra nel campo crea due pedine illusione 0-2 che hanno l'abilità che ogni qualvolta questa creatura blocca una creatura, quella creatura non stappa durante il prossimo stop, e la Bentide lo stappiora ha antimalocchio fin tanto che abbiamo un'illusione, quindi è una creatura molto forte che è ottima bloccante, che se l'avversario attacca noi possiamo paralizzare le loro creature. In più con lo standard araldico le creature che va a creare cominciano a diventare pericolose, 1-2, 2-2, 3-2. E poi abbiamo due perle del cavalcante delle burrasche, che in questo mazzo funziona molto bene, è una minaccia volante, un bel 5-5 che con lo standard sarà un 6-5, quando entra nel campo di battaglia peschiamo 3 carte e mettiamo 2 carte dalla tua mano in cima al tuo game mag in qualsiasi ordine. Se abbiamo Chiora in campo pescheremo un'ulteriore carta, quindi come se rimettessimo una carta in cima al mazzo, e quando muore lo rimescoliamo nel grimorio e profetizziamo 2, quindi è estremamente forte. Poi abbiamo le Fate dei Desideri, che sono molto utili in fase iniziale come difensori, oppure più avanti nel gioco per andarci a cercare nella sideboard delle interazioni che non abbiamo messo nel mazzo ma possiamo ricavarci, tipo un conto invocazione può essere utile per vincere la partita, ribaltare qualcosa che ci ostacola, oppure in maniera difensiva. Un così minuscolo idem, la gabbia del becchino se incontriamo dei mazzi Reanimator, Fenice, Self Mill, tutti quei mazzi che interagiscono con il proprio cimitero, una raffica eterea, questing beast
il cannocchiale incantato per Planeswalker o creature che hanno, o incantesimi che hanno abilità attivate che possiamo bloccare. Narset per bloccare mazzi che pescano tanto oppure per andarci a cercare qualcosa del nostro. Portale del Santuario per rimbalzare la Fairy, Olforfante oppure Gatwick. Poi Ashiok contro Golos, Reanimator, tutti quei tipi di mazzi di Jace, perché sì, ci sta sempre un Jace, magari la partita si fa lunga e abbiamo poche carte o affrontiamo un mazzo mille, Jace ci permette di vincere la partita. Il Profluvio di Lacrime, che è la nostra board wipe tra virgolette, non è una board wipe, rimbalza tutti i permanenti, la maggior parte delle volte è poco utile, però ci sono dei casi in cui può servire, soprattutto se affrontiamo un mazzo con tanti token o tanti permanenti che sono difficili da ricastare tutto in una volta. È un bel finale di rivelazione che non fa mai male, carta estremamente potente che rimescola, se la paghiamo 12 mana in totale, rimescoliamo tutto il nostro cimitero nel grimorio, peschiamo 10 carte e stappiamo 5 terre, quindi una roba fortissima. Poi Manipolazione di Massa, che se incontriamo mazzi con tanti Planeswalker è la nostra rimozione o creature problematiche. E boh, direi che è tutto. In descrizione vi lascio il link del video del mazzo di CGB, che sicuramente è meglio di questo. Io non avevo 4-20 di ipnotizzante e di sicuro non le crafto. Mi piace come creatura, ma le mie mitiche wild cards preferisco usarle su altro. Idem in Cavalcante. E per il resto vi saluto e vi auguro una buona visione e ci vediamo al prossimo video. RK Mago 1105 con l'avatar di Lazav. Ok, abbiamo un bloccante, abbiamo rampaggio, speriamo di pescare una terra. Ma cioè mirror match, anch'io ce l'ho anch'io questa carta qui nel mazzo, solo di essere io a averla regolata. Sky 3, solo io non c'ho il culo di beccarla nella mano iniziale, però ok, c'è Counter Spella umana, non esiste. Gargoyle Black, cancellazione del pensiero, orologio di mezzanotte subito piccato alla grande. Ok, blu avanti, termina turno, beccato subito il mazzo che mi faceva il culo con Togaresio. Ok, turno. Ok, avanti. Quasi quasi. C'è Counter Spell. Ok. Quattro, tre carte per l'attaccaggio. C'è rimozioni per il Gargoyle. Ok. Anco. Non posso bloccarlo. Ok.
cosa fai? Pesca una carta, scarti una carta. Se faccio questo, cosa posso trovare di utile? Niente. Termina turno. Emozioni. Ok. Non posso bloccare. Ok, risolvi. Scarta una carta. Isola. Lockmere. 7. Mio turno. Ok, ora possiamo attaccare, giusto? Ok. C'è niente di utile qui. Così è una manipolazione. Scarti una carta. Profetizzi 1. Visualizzo il campo di battaglia, se sono bloccante gli faccio 8 danni, lui mi uccide, quindi...
Metti due carte nel tuo grimorio, Robby. Ok. Sono attaccante, terminatore. Chi sacrifichi? Ok. Vabbè, forse possiamo salvarla. Tremoli nell'Hawk. Forse possiamo salvarla. A quel trino dietro. Che cubo. Ok. Poi? C'è il counter nel lock. Ho 11 carte. Hai esili cose. Ok, te la riprendi in mano. Bene. Così non puoi usare il counter. Ok, che ora non mi serve. Ok, se uso opzione allora devo per forza attaccare. Boom a te. Waste not, want not. The ocean surges, life thrives. Ok. Vediamo un po'. RK Mag. Ok. Ok. This looks like a fun new toy. C'hai altre rimozioni? Boom e te, boom!
Ghostbus con l'avatar di Teferun. Teferus. Abbiamo il Mana Rock. Fonfante. Un po' di opzioni. Abbiamo cosa? Non abbiamo però bloccanti. Però mi piace come mano. Ok. Avanti. Facciamo un'opzione al termine del turno del nostro gentile avversario Buzz che è Oko. Sì, terra ci serve. Il mio turno. Posso usare Full Fante sfrontato. Fluido fogliforme. Ah, è mono verde. Rallentiamolo un po'. Ok. Orologio di mezzanotte. Mettermi al turno. Metti un tic tac. Hai un timer, amico mio. Ci vorranno soltanto 6-7 turni, ma Oko, trasformi l'orologio di mezzanotte in un 3-3 Elk. Chi metti? Oko. Ok. Gales. Sì. Ok. Un turno. Possiamo mettere Chiora e il Gargoyle. I defy gods, defying you. Nature flows with vigor. Ok, ottimo. Poi mettiamo Gales. Prossimo turno. E peschiamo tre carte. Cosa vuoi fare con la delegata della detenzione Locadoro? Buzz. Vuoi attaccare la mia waifu? La mia Chiora? Non ti permetterò di fargli male. Anche se lui non può bloccare, quindi gli farai sicuramente male. Puoi mettere... Ti cerchi un blu? O un bianco? O un nero? Sul Tai? Vedremo un po' i tuoi veri colori. Bianco, forse? Bianco. Tolsimiro. Tolsimiro non può entrare perché ci vogliono 5 mani. Puoi mettere il lupo istantaneamente, volendo. Bestia del silenzio. Ok. Mi attacchi? Non posso fare niente contro la bestia del cimento. È troppo cicciona, c'è solo una carta nel cimitero. Ok. Feeling again. Match you drop for drop. Agente of tradimento. Mi sarebbe molto utile in questo momento. Ho sbagliato.
Allora, mettiamo isola isola. Va bene, peschiamo un'isola. Ora in teoria possiamo bloccare. Concludiamo il nostro turno. Adesso possiamo tradare, volendo. E traderemo col gargoyle o con la cavalcante. In mente col gargoyle. Puoi far entrare Tolsimir. Facciamo entrare Tolsimiro. Oko the Broco. The fool. The fool Ok. who rules them. Vedo fargli forme. Crea una pedina cibo. I think merriment is in order. Ok. Passa. Attacchi. Non attacchi. Turno. Ok, Sfinge, come lo giochiamo questo? Allora, posso rubargli Oko e trasformare la bestia in 3-3. Lui servono 5 mana più 2, 6. Devo perdere la mia waifu. Però mi sembra una buona cosa. Ok, Oko diventa un broco. Ma questo in bist diventa Let's broaden your un existence. 3-3. Però non posso difendere Oko. Pazienza, attacchiamo. Boom, mette termina tutto. C'hai 3 carte. È brutto subirsi Oko. So hostile to the truth. Vita. Un'altra terra. Noi facciamo un bel Gatwick magari. Così possiamo tradarlo eventualmente e il nostro gargoyle può bloccare. Ok? Cosa fai, amico mio? Passaggio leggendario e ti vai a cercare. Vai a cercare una foresta. C'avrei anche Nissa, sicuramente. E scarti una carta da cima al tuo memorio. Cioè la Milli, la Macini. Idrosis Grosis. Ok. Direi di fare un big Gadwick. Anzi, prima attacchiamo. Lui ha 5 carte, quindi non posso ancora attaccare. Attacchiamo con il cavalcante delle burrasche. Ok, ti prendi in faccia o blocchi. Ok. Facciamo Gadwick per
3. No, annulla. Gadwick per 4, scusate. Gadwick bello grosso. C'hai a counter spell? E peschiamo 4 belle cartozze. Ok, lui può bloccare. E facciamo una pedina cieco. One bite and all your cares are gone. Ok. Ora possiamo bloccare col gargoyle. Hai 5 carte, quindi mettiamo lo stoppettino qui per millarti di uno. Magari perdi anche la bestia. Bummete! Ti piace Oko, eh? Ti piace Oko, eh? Soprattutto quando contro di te. Wasabi. Il wasabi. Anche se non mi piace. Abbiamo le sfingi. Pescheremo il mana che ci serve. Abbiamo stendardo araldico. Io direi di tenerla. Anche perché in teoria possiamo giocare al turno 3. No. Sì, inviale tutte e due. Chiudi. Allora, agente a tradimento non adesso. Un castello di Vantressa può servire. L'isola per il momento no. Un altro agente a tradimento no. L'isola no. Ok. Potere di una doppia sfinge. Non mi era mai successo. Poi magari la perdiamo, però abbiamo avuto la possibilità di assistere a qualcosa di incredibile. Ma sì, prendiamola, che la voglio. Ok, abbiamo il furfantello. Possiamo rimbalzargli qualsiasi cancrata ha intenzione di fare. Ok. Timur forse stendardo blu. Vuoi rampare? Fear of the Dead? Non penso. Un fottio di colori. Allora, con questo sono. Posso giocare la sfinge, quindi gioco la sfinge. Fuochi dell'invenzione e Murderous Rider. Gigante dei fagioli. Vuoi rampare? Gadwick mi pesca carte, perciò lo teniamo. Stendardo araldico blu. Attacchiamo. Boom! E facciamo così, all'inizio del suo turno gli rimbalziamo fuochi dell'invenzione. Ok. Golos, Fear of the Dead. Gargoyle. Gargoyle non attaccherà per un po', quindi. Ok. Facciamo un Gadwick per 2.
anzi, prima attacchiamo. Ok. Il timer c'è, quindi direi che possiamo pescare due carte. Paga due. Ok. Non mettiamo il gargoyle. E possiamo castare la forfantessa. Marcia speculare. Bella giancheria. Cosa giochi? Agente del tradimento. Ok. 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 Possono essere forti. Speriamo che non abbia un altro agente del tradimento, se no sono fottuto. Allora, come i soldi. Board wipe. Se fai board wipe un'altra creatura, hai Golos, puoi attivarlo, hai rosso, verde, blu, nero e bianco. Ok, con due zombie. Che culo. Ok. Ok. Attacchi con l'8-8 con rapidità. Ok, blocca. Profetizziamo, Isola non ci può salvare dalla situazione. Ok, furfante sfrontato. Furfante sfrontato è perfetto, lui ha reach solo con quello ed è lethal. Non puoi usare istantanei. Torna a casa da mamma, grazie. E attacchiamo con i nostri due volanti. Scegli pure quello che... Ok, non puoi lanciare le velocità istantanee. Sì, adesso ti bella la vita. Blocca quello che preferisci, amico mio. Ok, avanti. Bummete! E il blu bastona duro. Botte, sangue, catene, manganelli. Ecco è. Abbiamo la waifu, abbiamo l'opzione, possiamo trovare quello che ci può servire. Proviamo. Avanti. Termina turno. Stoppettino. Mettiamo. Ghoul Cavaliere of Gales, non potremo castarlo, quindi
da non pescarla mai a pescarla sempre, siamo fottuti. Siamo fottuti, tre chiora. Gargoyle, il mio turno. Terra, chiora. Poi mettiamo Gargoyle. Siamo ultra lenti. Anche il nostro avversario c'ha una questing list molto probabilmente. Che Raptor Razziatore. Nulla. Ok. Ottimo, abbiamo Cavaliere of Gaze, possiamo bloccare. C'è rimozioni per il Gargoyle, ecco, Ci unblocchiamo. Lui attacca Chiora. Mi fa 4 danni, va a 3. A me... Mischiamo. Ne blocchiamo uno. Ok, non mi ha fatto millare. Ok. Ok, abbiamo il rimbalzino. Direi di giocare Cavaliere of Gales. Allora, metti due carte nel memorio. Direi Chiora. È un'isola. Ok, finito. Ok, termina turno. Ma lo giochi a velocità stregoneria? Ok, qual è il piano qua? Noi mettiamo prima la sfinge. No, dobbiamo per forza fare così. Peschiamo un Gargoyle, giochiamo con lui e poi lo stappiamo. Tic tac tic tac tic tac tic tac. Na 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 na. Ok, non giochi nulla, ok, lupo. Ok. Ok. No, Chiora, basta, grazie. Ok, stemma araldico. C'è un modo per vincere. Già adesso. Lui ha due carte nel cimitero. Possiamo mettere sicuramente lo stendardo blu. Facciamo entrare il Gargoyle. Agent of Treachery. Bella partita. Bummete! Madonna, non era ancora detta, c'avevi una bella board libera piena di Katovar. Katovar, Katovar. Ok, furfanti sfrontati in abbondanza. Possono far guadagnare tempo.
Ma mollichiamo. Ok, e il clone se ne va a fanculo. Che forse è da levare come carta, però. Monoblu, amico mio, monoblu siamo. C'era una volta, tu cosa sei? Sicuramente verde, Bugoros. Ghoul rosso, conviene mettere Chiora e pescare oppure mettere Gargoyle. Il Gargoyle non fa, può bloccare, però a me per il momento non interessa. Ok, puoi usare Lava Coil. Peschiamo, Cavaliere of Chaos, può servire, il mio turno, Forfante, Chiora, termina il turno, ok, so già mettere il cavalcante delle burrasche in teoria. Ma andiamo di Gargoyle. Ok. Termina il turno. Guida del paradiso. Ok. Forse era me io mettere il cavalcante delle burrasche, ma. Allora, due carte che non mi interessa e opzione. Ok, termina turno. Potevo stappare per questa magia ghoul. Ok, 4-4, spezza magia 2, 4-4, ok, ci milliamo visto che c'è un'isola, ok, c'era proprio quello che gli serviva a lui in quel momento. Cosa abbiamo nella sideboard già che ci può essere utile? Lui ha due carte nel coso, quindi. Noi però non abbiamo il nostro Mana Rock. Quindi il piano è gli rimbalziamo i ghoul, ma non possiamo farlo perché sono possiamo pescare tre con Gatwick. Paga 3. Ok, attacchiamo col cavalcante e lo stappiamo con Chiora e terminiamo il turno. Imboscata di Donnay. Ok. Allora. Altro gargoyle ci fa pescare. Un hot non serve. Ok. Ok.
La puoi ribaltare. My face. Sono 10 danni. Sono 10 danni. Li prendiamo. Blu. Dai, non cambia niente. Ok, possiamo usare l'opzione per tappare, però ci conviene non rimbalzargliene. No. Ok. E poi possiamo, non attacchiamo perché dobbiamo difenderci. Potrei usare la Fae of Wishes per preluvio, però non posso castarlo immediatamente, quindi sono morto. Ok, spezziamo il giallo con rapidità. Ok, con un salto orde. Ok. Possiamo un'opzione. Tappa. No. Cavaliere Gas. Non male. Sistema araldico. Blu. Metti due carte nel grimorio. Isola, isola. Finito. Ok. Lui ha 4 carte nel cimitero. Non posso attaccare, ma posso rimbalzargli. Direi che con uno posso attaccare. Ok, prossimo turno è... E poi stappiamo lui, così abbiamo la difesa. E poi abbiamo agente del tradimento, possiamo rubare un ghoul e andare a vincere. Ok, gli dai rapidità. 4-4. Ci midiamo alla fine. Attacchi. No. Ok. Vediamo. Skullgite. Ok, agente del tradimento, gli rubiamo un 4-4. Gli tappiamo. Bummete! GG! GG!
Took gang, ran up on to Germantown. Suckers coming out the bank. Pinky told him drop it off, but he did not wanna go. But I need some keys, so I left it on this nigga, bro. They done made my mind.